Dopo i derby con il Torconca, altro duello di alta classifica per i Cattolica, Calcalbi riceve il Tropical Coriano. La formazione di Giorgia approfitta nel migliore dei modi anche del pareggio del Pietracuta per prendere ulteriore largo sugli avversari. Con le immagini a cura di Paolo Arcangeli ci spostiamo sul rettangolo di gioco. Già in avvio il Cattolica passa, Como rimedia un penalty dagli 11 metri, si presenta Cassola che trova il vantaggio per i giallorossi oggi in maglia nera. Il Coriano tenta di rispondere con questa staffilata fuori misura ad opera di Franca, più pericoloso il calcio piazzato battuto da Angelelli, sventato in corner dall'attento Andreani. Dalla bandierina arriva il colpo di testa alto di Stanco. Prima della mezz'ora segnale di risveglio ad opera di Vitaioli che da calcio piazzato manda la sfera sopra la traversa. Cattolica che insiste, Passini apre per Casola, cross al centro e Ardini ci mette una pezza. Padroni di casa che non demordono con questo tiro centrale ad opera di Delia. Dall'altra parte triangolazione tra Pari e Franca con quest'ultimo che conclude fuori misura. Alta discesa di Franca attraverso un al centro per la testa di Stanco che centra il legno alla sinistra di Andreani. Ancora corner in avanti, tiro di Pari bloccato da Andreani, in chiusura calcio piazzato battuto da Vitaioli con Andreani che è costretto a respingere di pugno. Nella ripresa parte forte il Cattolica, gran tiro dalla distanza di Cuomo, Liardini respinge in corner. Al 23esimo punizione di Casola per Mazzoli, abbracciato da Olivieri per il direttore di gara, trattasi di calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta Casola, a quest'ultimo non riesce la speciale doppietta personale dagli 11 metri con Liardini che ipnotizza il giocatore cattolichino. In pieno recupero arriva il raddoppio del Cattolica, Brighi entra in area di rigore dopo un grande slalom, centra l'angolo alla destra di Liardini festeggiando la marcatura con il pubblico amico. Cattolica che continua a comandare anche questo avvio di 2018, Torconca ancora lontano e da stasera sicuramente lo è ancora di più anche il Tropical Coriano che di fronte allo strapotere della prima della classe nulla ha potuto, anche se i segnali di reazione ad opera degli ospiti ci sono stati e come, con di mezzo anche un legno colpito.